tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Con me, Lele Adani, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni di questa sfida. A prendersi la scena oggi è la serie BKT, sfida ricca di contenuti. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. Squadra di casa, Lele, che è una vera e propria macchina da gol, hanno il miglior attacco del campionato. Sulla carta sembrerebbe una passeggiata per la formazione di casa. Se poi guardi i numeri alla voce gol segnati, più di tutti in questa competizione. Vedete un po' voi, ragazzi. Queste sono le scelte del tecnico di casa per il match di oggi. 4-3-3 è il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-3-3 ampio, con le due ali a supporto della punta centrale, giocano a specchio le due squadre quest'oggi. La differenza la faranno i singoli, Pier. Io mi aspetto una bella sfida a distanza tra gli esterni offensivi, le sovrapposizioni, i tagli, potrebbero creare più di qualche imbarazzo alle difese. Fatica a tenere il pallone. Se ne può andare adesso. Occhio. 1-0. Partenza lanciata per loro. Ci viene riproposto il replay del gol. Vedi che la palla, prima di insaccarsi, ha colpito la parte bassa della traversa. Diventa imparabile per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Luca Mazzitelli. Continua ad avanzare. Ottima la copertura. Per l'assistente era oltre l'ultimo difensore, questo è veramente un fuorigioco millimetrico. Buono il controllo nonostante il pressing. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Può far male da lì. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Capisce tutto e ferma l'azione. Brutta gestione del possesso. Che chance clamorosa! Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Avanti della sua azione. C'è la respinta sul tiro. Recupera palla con questo tackle.
Hanno cercato di allungare, ma il pallone è terminato fuori. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi e loro giustamente ne approfittano. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Può salire sulla fascia. Prova a metterla in mezzo. Conclusione prevedibile, nessun problema. Nuovo possesso per gli avversari. Garritano. Porta palla, vediamo cosa fa. Alza la testa, la mette in mezzo. Ha provato di testa, esecuzione da rivedere, palla colpita malissimo. Che si è persa sul fondo. Sono avanti, ma è un punteggio che non consente loro di dormire soli tranquilli, soprattutto alla luce delle troppe occasioni gettate al vento per le imprecisioni degli attaccanti. Sono stati troppo precipitosi, Pier. Devono essere più freddi sotto porta se non vogliono rischiare sorprese. Avanza in posizione laterale. Nessun problema per la difesa che recupera. Passaggio intercettato. C'è spazio per lui. E c'è il gol. Si portano a più due con questa rete. Portiere che se la prende giustamente con la difesa, lo hanno lasciato solo due contro uno. È stato un gioco da ragazzi metterla dentro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Cerca il taglio. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Ha spazio lungo la fascia. Cross in mezzo. Si aggiusta il pallone, tutto pronto per il corner. La mette in area, la allontana ma non è finita. Può andare nello specchio, non si fermano più. Eccolo il gol del più 3, la festa si avvicina. Conclusione da sotto misura che non ha lasciato scampo al portiere. Lo possiamo vedere meglio da questo replay. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Luca Mazzitelli, contrasto pulito che ferma l'avversario.
allenatore che può essere soddisfatto fin qui della prova dei suoi giocatori. Primo tempo dominato. Stanno dimostrando di essere nettamente più forti, Pier. Arrivano prima su ogni pallone, riescono ad andare alla conclusione con una facilità disarmante, si divertono proprio a stare in campo e fanno divertire i propri tifosi. È un po' meno quelli avversari, che non vedranno l'ora che finisca il primo tempo, almeno nella speranza di assistere a una ripresa diversa. Occhio alla progressione. Riconquista un pallone importante. Zielinski. Supera di netto il marcatore. Occasione d'oro questa. E c'è il gol. Partita in cassaforte adesso. Portiere sorpreso su questa conclusione, Da rivedere il suo piazzamento. Non ha protetto bene la porta. Lo evidenzia anche questo replay. A 0 e partita che sembra ormai in cassaforte. De Luca. Prima frazione che termina in questo istante. Squadra a riposo con i padroni di casa che sono in vantaggio. Stanno vincendo in scioltezza, dimostrando ancora una volta tutto il loro grande potenziale offensivo. Segnare almeno un paio di gol a partita sta diventando quasi un'abitudine per loro. Diventa difficile anche per gli avversari sperare di riaprirla. Se giocano così, come fai? E devo dire anche che se rischiano qualcosa di più, sanno che possono prendere gol da un momento all'altro. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Partenza lanciata per loro. C'è la respinta sul tiro. Recupera palla con questo tackle. Hanno cercato di allungare, ma il pallone è terminato fuori. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi. E loro, giustamente. Alza la testa e la mette in mezzo. Ha provato di testa, esecuzione da rivedere. Palla colpita malissimo e si è persa sul fondo. C'è spazio per lui. Portiere che se la prende giustamente con la difesa. Può andare nello specchio. Non si fermano più. Eccolo, il gol del più 3. La festa si avvicina. Supera di netto il marcatore. Occasione d'oro questa. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. Sale con il pallone. Riconquista la palla grazie a questo intervento. Occhio al traffico qui. Recupera palla e fa ripartire l'azione. Va per la porta. Ottimo il tuffo del portiere. Al corner, incredibile, perde palla, tiro respinto,
Lo lascia sul posto qui. Attenzione, il pallone è lì. Si allunga il portiere, aspetta la conclusione. La mette in mezzo, pulisce l'area. Tiro deviato, buono il pallone recuperato. Occhio alla ripartenza. Difesa avversaria piazzata male qui. Prosegue la sua avanzata. Salva tutto qui. Palla persa. L'arbitro ha fatto segno di aver visto tutto. Si gioca, c'è il vantaggio. Attenzione al cucchiaio. Può scatenarsi sulla corsia. Legge bene questa situazione, fa svanire l'attacco. Può andare in porta qui. Il portiere può respingere, pallone che resta lì. Gioco che va avanti. Garritano. Perde il controllo della sfera. Supera il difensore. Può metterla da lì. Tiro centrale, assolutamente comodo per il portiere. Avanza sulla tre quarti, interviene sul pallone e concede la rimessa con le mani. Roberto Insigne. Prova a sorprenderlo. Ribatte la conclusione. Tiro da dimenticare questo, molta potenza ma precisione zero. Era una grande occasione, Pier, peccato che non abbia inquadrato lo specchio della porta. Pallone regalato. Luca Mazzitelli. Prova a metterla sulla corsa del compagno. E il pallone entra, nulla a fare per il portiere. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Bianchi.
Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Provato a sorprendere il portiere, pallone abbondantemente fuori. Sfortunato, meritava sicuramente miglior sorte. Ancora 600 secondi alla fine. Ha spazio per andare? Subito smentiti, sfuma l'azione. Ci sono metri per andare. Salta l'avversario. La mette in mezzo. Legge bene una situazione pericolosa. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Genoa. È arrivata la seconda rete per il Genoa. Punteggio che ora è sul 2-1 dopo 85 minuti. Perfetto, grazie. Punta la porta. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Parata straordinaria, come un gol. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. L'allenatore sceglie un doppio cambio. Palla messa in mezzo. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Si riparte sul punteggio di 4-2. Ancora 120 secondi alla fine. Interviene sul pallone e concede la rimessa con le mani. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Attenzione al tiro! Il portiere c'è su questo tiro. Occhio al tocco in mezzo. Intervento tempestivo su questo tiro. Buona lettura con rinvio lungo. A metri per andare. Ecco la rete del più 3 in chiusura di match, il punto esclamativo. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà, è tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo farsi sorprendere sul proprio palo. Finisce qui il match, squadre sotto la doccia, esultano i padroni di casa. Diciamo che ce l'aspettavamo, Pier. D'altronde sono la squadra che ha segnato più di tutte quest'anno e anche oggi ha dimostrato di poter trovare il gol con una certa facilità. Con un attacco del genere diventa tutto più facile.
grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Martinelli è stato il protagonista di questa vittoria con una doppietta. Come giudica la sua prova? Non ho parole, Martinelli ha giocato davvero bene oggi. Battere il Frosinone segnando 5 gol è un'impresa non da poco. Crede che Ricigliano saprà confermarsi su questi livelli in futuro? Il Ricigliano cerca sempre di tenere alte le aspettative. Se dovessimo basarci sul risultato di oggi, direi che siamo sulla strada giusta. Una vittoria agevole con 5 gol segnati dal Ricigliano. Crede che sarebbe potuta finire diversamente oggi? Volevamo la vittoria a tutti i costi e l'abbiamo ottenuta. Non mi interessa troppo analizzare la prestazione della mia squadra. Siamo già con la testa alla prossima partita. Abbiamo finito. Grazie del suo tempo.